Buonasera a tutti amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Come ben sapete, Papa Francesco ha annunciato che il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica dell'Avvento, terrà un consistoro per la creazione di 13 nuovi cardinali. Tra questi 13 cardinali troviamo la figura di Sua Eminenza Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Ruanda, ex studente di dottorato dell'Accademia Alfonsiana. È nato il 10 novembre 1958 nell'arcidiocesi di Kigali. Tutti i membri della sua famiglia sono purtroppo stati uccisi durante la guerra del 1994, il genocidio, tranne un fratello che vive attualmente in Italia. Dal 19 novembre 2018 è diventato arcivescovo della metropolita di Kigali. Lui questa sera è in collegamento con noi dal Ruanda. Benvenuto. Grazie signora. Grazie di essere con noi, di insomma aver avuto questa disponibilità. La tecnologia ci rende vicini, uniti da Ruanda in Italia, insomma è come se fossimo nello stesso luogo. Sì. Allora, cosa significa per lei, diciamo, essere stato creato cardinale da Papa Francesco? Per me è stata una sorpresa, non mi aspettavo, perché in Ruanda non c'è una sede cardinalizia, quindi è il Papa che ha scelto, e ringrazio Dio e Dio che guida la storia della persona, la storia della comunità. Quindi il Papa fare di me e creare me cardinale in un piccolo paese come la nostra, credo che è proprio lo Spirito Santo che guida il Santo Padre. Per questo ringrazio molto Dio e il Santo Padre anche. Lei è stato ordinato sacerdote l'8 settembre del 1990, poi da Papa Giovanni Paolo II, che era in Ruanda in occasione del suo viaggio apostolico. Cosa ricorda di Carol Wojtyla? È un gran uomo, un santo. L'ho conosciuto da vicino quando è lui che mi ha ordinato. Appunto mi ha ordinato sacerdote ed era un'opportunità che anche fa parte di quella storia che solo Dio guida, perché quando abbiamo finito il seminario era nel mese di luglio e il Papa doveva visitare in settembre. Allora, i vescovi del Ruanda hanno deciso che per avere un souvenir vivo, una memoria viva della sua visita, che ordina i diaconi che dovevano essere ordinati sacerdoti. Ed ecco come è stato, senza che noi pensavamo che si può essere ordinato dal Papa, dal Santo Padre, e ancora adesso più dal Santo. Quindi è una grazia, una benedizione che credo che il Santo Padre, Santo Giovanni Paolo II, creda per noi. Sicuramente sarà così dall'alto, starà pregando e continuerà a pregare per tutti noi. Come dicevo nella presentazione, il genocidio le ha strappato via tutta la famiglia, tranne questo fratello che attualmente vive in Italia. E a distanza di anni questo genocidio comunque ha lasciato delle ferite profonde nella popolazione ruandese. Come si è evoluto questo dolore? È stato un dolore molto difficile. Ci vuole la grazia di Dio e l'aiuto di Dio per superare, perché la fede in Dio aiuta molto. Se non fosse stata la fede sarebbe molto difficile di vivere
Anche il mio fratello adesso, lui è da poco che è tornato in paese, è stato in Italia, ha studiato, ha lavorato e poi adesso anche questi ultimi giorni sta in Ruanda insieme a noi. Ma attualmente qual è la situazione dei cristiani in Ruanda? È una situazione del lavoro per la riconciliazione. Abbiamo fatto un cammino di riconciliazione dal 1994 per ricostruire il paese, ricostruire i cuori, la relazione comunitaria, in chiesa, anche nei diversi aspetti di vita. E la Chiesa per lavorare sulla riconciliazione ed è grazie a questa riconciliazione, questo cammino che il Ruanda sta mettendosi su per la distrutta. Cosa si aspetta da questa creazione cardinalizia? È una benedizione per la Chiesa in Ruanda, significa che è una Chiesa che la Chiesa universale, il Santo Padre, vede la sua maturità, soprattutto nel ruolo che la Chiesa ha avuto nella ricostruzione del paese, della riconciliazione, e avere un primo cardinale del paese per la Chiesa del Ruanda è un grande onore e una benedizione, e così anche possiamo portare la nostra voce più alto e condividere con la Chiesa universale la nostra fede, la nostra esperienza e anche non soltanto pensare ai nostri problemi, ma alzare l'orizzonte per pensare anche delle sfide della Chiesa a livello della Chiesa universale nel mondo. Quindi il cardinale fa parte del consiglio del Papa, quindi deve pensare e anche pregare insieme alla sua comunità anche per altre parti del paese, del mondo che ne ha bisogno oggi. Bene, siamo al termine di questa bella intervista, di questa bella chiacchierata. Volevamo concludere con una sua benedizione. Grazie Signore, la media è molto importante per portare il nostro messaggio. Vi saluto, che Dio vi benedica e benedica la vostra missione che ci aiuta oggi per fare conoscere e testimoniare l'amore di Dio. Grazie, che Dio vi benedica, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen e grazie, le auguriamo una buona serata. Grazie signora. E grazie a tutti voi di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.